Matteo Piano, la storia con Milano continua, ufficiale rinnovo di contratto, un'altra stagione con questa maglia, insomma, diventeranno 5. Ti aspetta, facciamo un piccolo passo indietro. Quando hai firmato ormai anni fa, ti aspettavi di essere qui dopo 5 anni e ti aspettavi di essere cresciuto tu come giocatore, come uomo e di aver ritrovato una società cresciuta con te in questi 5 anni, che poi, questi 4 anni che poi saranno 5 meglio. E ho seduto su una sedia in mezzo al campo del bellissimo Pala Piantanida di Busto Arsizio. E adesso ho una sedia molto più regale, più, no? Dopo 5 anni siamo in un posto che anche ci appartiene come l'Allianz Scout, quindi sono passate tante cose. Cresco e mantengo alcuni tratti miei molto, molto tipici, che sono sicuramente il fatto di avere poche aspettative, tanti sogni, ma poche aspettative. Quindi non so bene cosa mi aspettasse ai tempi. Arrivavo a Milano dopo una situazione difficile ed ero felice. Oggi sono ancora più felice. Sono ancora più felice perché sono quello che sono e raccontavo in queste ultime settimane a delle persone molto importanti per me di che l'anno in cui sono andato a Milano sono sbocciato nuovamente, credo che si sbocci tante volte nel corso di una vita e è stato lì dove credo, mi sono lanciato. In questa nuova fioritura di Matteo, l'anno scorso c'è stato anche un bel fiore che ha premiato tutta la squadra, che è stato il primo trofeo storico, no? Quindi in qualche modo tu come capitano, insieme a tutta la squadra, avete segnato la storia di questo club. C'è un po' di orgoglio, no? Nell'aver scritto una pagina importante della storia di Power Volley, dell'Allianz Power Volley. Sì, tanto. Tanto perché non. Credo sia forse una cosa che mi piace inconsapevolmente di fare, il fatto di vivere molto il momento. Quindi anche quando mi sono ritrovato con i miei compagni ad alzare la coppa, io in quanto capitano dovevo alzarla e non ho mai alzato nulla da capitano. È stato qualcosa che in quel momento lì mi ha emozionato molto, mi emoziona ancora adesso pensarci, nel senso che ho detto, sentire i miei compagni che ho amato tanto quest'anno, che mi facevano il cuore, è stata una cosa, ma non perché non me lo aspettassi, non lo so, ma sì, non mi aspettavo tutto quell'affetto, tutta quella stima e me lo ricorderò per sempre perché io arrivavo dalla firma del referto e loro cantavano. Cioè, cerco di non mi imbarazzo tantissimo, sono poche cose che mi imbarazzano. Quella mi imbarazzò e l'imbarazzo è una cosa bellissima perché vuol dire che ti stupisce quello che stai ricevendo. E quindi sì, sono molto orgoglioso per tutti, per tutto quello che è stato, per il mio percorso a Milano. E di aver continuato, io sono molto grato e felice del rapporto di idee e di stima e affetto che c'è con il presidente Lucio Fusaro, perché io penso tanto, rifletto, mi metto lì, mi annoto le cose e pensavo al fatto che questo mio rinnovo, questo mio altro anno qua sia un grande continuo. Sono arrivato qua 5 anni fa e credo che mi sia stata data molta, molta carta su cui disegnare. E con Lucio ci siamo trovati molto bene come idee, come stile di vita in campo, fuori dal campo. Io penso che il mio compito qua sia sempre stato quello dell'accoglienza ed è una cosa che amo fare e è stato molto bello quello che ha fatto Lucio con me e tutti a A cascata. seguire a cascata,
il fatto di lasciarmi questa libertà bella di espressione e di fare squadra e di dare un significato anche al nostro tempo qui, al nostro tempo in questa città, perché fare pallavolo a Milano è diverso e anche la diversità è un'altra parola e qualità che secondo me qui, parlo da quando io ho iniziato, devo dire la verità, c'è sempre stata la cultura dell'apprezzare la diversità ed è una cosa di cui dobbiamo farne tesoro e tenerla viva. Cioè, finché sarò qua sicuramente è un mio obiettivo, è continuare a crescere con questa società pallavolisticamente parlando e umanamente parlando, perché è importante. Tu prima hai parlato di imbarazzo, no? L'imbarazzo è un'emozione, tu sei un po' un poeta delle emozioni. In queste emozioni ce ne sono tante che avete vissuto non solo l'anno scorso, negli anni, hai parlato anche di una sorta di linea di continuità. Io quando penso a questa linea di continuità penso alla freschezza, alla genuinità del rapporto che c'è sempre stato ogni anno nello spogliatoio. Quanto da capitano è importante sapere di aver raggiunto, di aver creato un collettivo che è qualcosa di più di una squadra, cioè che è una squadra, tu tante volte l'hai detto, noi siamo una squadra dentro e fuori dal campo. Quindi anche l'anno prossimo immagino che l'obiettivo sia questo, visto che qualche interprete sicuramente cambierà, il mercato sappiamo ogni anno c'è chi va e c'è chi arriva, però insomma questa linea di continuità è segnata anche dalla tua presenza, quindi è poi quello che avete tradotto come plus in campo. Sì, io ho imparato tanto durante gli anni, perché ho giocato con dei grandissimi giocatori e delle grandissime persone. E sì, quando dicevo che mi è stato dato molto spazio, di espressione da quando sono andato a Milano, credo sia stato nel senso che ognuno ha le sue idee, io non so le altre, tutti come stanno insieme, come fanno squadra. E io penso che ogni anno, e soprattutto quest'ultimo anno, abbiamo trovato il nostro modo di fare squadra, un anno diverso, un anno di privazioni, un anno di chiusure, e siamo stati molto belli. Nel nostro modo di stare in campo, di vivere la palestra fuori dal campo, nel trovarci, non è che ci siamo trovati tutte queste volte. Ma non è quello, io ho una cosa su cui combatto tantissimo tutti gli anni, nel senso che secondo me io ritengo che non bisogna piacersi per forza, non bisogna essere migliori amici per forza, assolutamente no, bisogna essere onesti e rispettarsi, io credo quello, perché siamo diversi, se c'è rispetto nella diversità, io penso che sia un'arma veramente vincente per poi trovarsi a fare squadra, non, cioè è insensato cercare la purezza. Mi ha mandato il mio amico Vettore stamattina questo scritto molto bello che si rifaceva a delle riflessioni che io facevo su Milano, proprio perché sapeva di queste chiacchiere, e è bellissimo. E appunto Primo Levi parla di impurezza, che è una cosa meravigliosa se ci pensiamo. E ovvero la ricerca dell'impurezza e dell'impurezza. Perché? Perché la perfezione non esiste, è vero che non esiste, esiste come si sta insieme, come si sta in campo, e come si sta in campo nell'imperfezione, fare di alcune imperfezioni un tesoro e lavorarci su. E quindi è questo che è stata, secondo me, la nostra forza tra di noi, no? In spogliatoio. Parlando, intanto confrontandoci tutti, io credo in questa cosa qua, credo nel trovarsi sempre, anche quando si è distanti come idee, poi nell'avere un modo di dialogare. Poi io più vado avanti e meno amici ho nella pallavolo, ma non perché sono una brutta persona, gli altri sono delle brutte persone, ma questa cosa qua passerà malissimo, lo so già, no, però nel senso che vuoi bene a molte persone e ottimizzi, io stimo molte persone, voglio bene a molte persone, il tempo è poco e frequenti magari meno persone, è semplicemente quello. E quindi nonostante ciò vivo benissimo con tutti i miei compagni di squadra e loro con me, io non sto simpatico a tutti, ma perché è difficile e sono anche impegnativo, e non è che mi
cioè non è un dispiacere, è questo secondo me il segreto, è cercare di essere il più possibile umani. Veramente, ogni tanto facciamo dei castelli dentro. Cioè, sì, bravo. Dentro. Matteo, nel video di presentazione di questo rinnovo, il video finisce con Milano è la mia casa, no? Quindi in questa casa che sarà ancora l'Allianz Cloud l'anno prossimo, che sogni, più sogni, che aspettative avrai come, anche come squadra? Insomma, non ci sarà chiaramente l'Europa con quella coppa da difendere, ci sarà un campionato ovviamente da onorare. Insomma, Milano ha sempre fatto uno step, un passo alla volta, no? Si dice uno scalino per volta. Che scalini dovrete salire l'anno prossimo? Che scalini dovrà salire questa squadra? Io spero che ci siano le condizioni per portare Milano al palazzetto, che è la cosa che mi piacerebbe di più, perché abbiamo il palazzetto, forse uno dei palazzetti, diciamo gli umili, uno dei palazzetti più belli d'Italia, e secondo me è stupendo giocare all'Allianz Cloud, e quindi questo sarebbe il mio primo desiderio. Aspettative, mi piacerebbe molto avere un buon posizionamento in campionato, ma io le sparo, no? Tanto siamo all'inizio dell'anno, ma poi dopo faremo i conti, insomma, maggio, posso dire il cavolo che non voglia. No, mi piacerebbe veramente molto, come sogno personale ma realizzabile, a andare a giocarci delle finali, nel senso che mi piacerebbe poter partecipare alle Final Four di Coppa Italia, e penso di poterlo dire perché credo che sia un campionato forte, le squadre forti ce ne saranno tantissime, sono in tante che avranno questo obiettivo qua. Io credo che non è che se non vincessimo la Coppa Italia non è un disastro, cioè bisogna essere anche centrati per raggiungere gli obiettivi. Credo però che non è neanche utopia pensare di poter arrivare a giocarsi delle cose importanti, quindi dato che è maggio e posso essere ancora un po' più sognante e anche astratto, ce lo possiamo permettere, mi piacerebbe questa cosa qua. Concretamente, quello che è stato fatto quest'anno credo sia stata una cosa bella come percorso. Abbiamo sofferto molto l'epoca Covid, c'è chi l'ha sofferto molto come noi, ci sono state squadre molto brave che l'hanno sofferto meno. Mi piacerebbe avere un percorso di crescita, quindi dare molto fastidio e vincere contro quelle che stanno sopra anche sulla carta, e cercare di essere molto combattivi e portarsi a casa tutti i punti che bisogna portarsi a casa con le squadre che sono forti come noi, o che magari lo sono sulla carta meno.